Oggi abbiamo tracciato la roadmap, abbiamo due possibilità: o accedere al finanziamento pubblico, per cui attraverso la regione, a cui ci siamo già rivolti a più riprese, oppure attraverso il privato, con la strada del project financing, per capire se esiste una cordata di imprenditori, un imprenditore che voglia realizzare un'opera in mercato, per poi averlo in gestione per un numero da definire di anni, consentendo ai nostri operatori di accedervi a prezzi calmierati ovviamente. Dovrà essere certamente un mercato moderno, un mercato che dovrà accogliere tutti gli operatori che oggi operano a Oristano, ma un mercato che deve proiettarsi al futuro ed essere poliedrico, per cui pensare a ospitare grandi eventi, avere magari la possibilità di somministrare anche i prodotti che vengono offerti in vendita e che possa accogliere anche altre attività commerciali, certo.